Draghi, oggi io e Ro vivremo la giornata più realistica che si può vivere, non su Barry Avenue, non su Roblox, ma su tutta Roblox. Allora, ti sei lavata le ascelle, ti sei messa il deodorante. Si sente? No, non è vero! No, allora, la prima cosa da fare, direi che ci siamo valigia, svegliate. No? Per andare dove? Devi partire. Voglio tornare a dormire a casa. Oh, che vuoi fare? Allora, vieni. Ci siamo svegliate. La prima cosa che mi piace fare, visto che oggi siamo assieme, scusami, è rosso, è andare a fare colazione. Ma siccome ci serve il posto più realistico che c'è su Roblox, andremo a fare colazione in un posto particolare. Prima di abbandonare Barry, però, dobbiamo su Barry erano tutti nella stessa casa? Perché è la casa nuova del nuovo aggiornamento. Se non avete visto il video, andate a vederlo. Ecco, ecco. Attenzione! Oh, chi è che lascia bicicletta in mezzo? Però tu corri, corri tanto. Vabbè, non c'è il limite, non c'è scritto. No, non è vero che non c'è il limite. Allora, dobbiamo uscire da Barry Avenue. Perfetto, ci stiamo provando. Dobbiamo trovare la galleria. Solo così possiamo andarci da questo gioco. La galleria? Cos'è la galleria? Ora vedi. Una sedia. Ah, no. Era una panchina. Ecco qui, dopo il lago c'è la galleria, ci porterà fuori da Barry Avenue. Sei pronta? Non so che non ho mai visto questo posto. Eh sì, è bello, un giorno dovremmo starci. Ok, Ro, andiamo a fare colazione. Ro, questo bar si chiama Okui. Okui, non lo so, Okui, non ho idea di come si chiama. Però c'è scritto qua sopra. Di cui, dipende. Vieni. Allora, come vedi, ci sono le casse. Tu puoi scegliere dal menu. Qua a sinistra. E il gatto non è un cassiere. A sinistra c'è il menu. Puoi scegliere un po' di cose. Io ho delle specie di poke. Le poke? Sì. Poke di frutta. Si chiamano ciotole Akai. Akai, non lo so, vabbè. Dei frullati e dei pasticcini. Ok. Allora, io penso che prenderò una ciambella e un frullato. Io credo che prenderò Bora Bora, che c'ha cavolo, fragola e Akai di base. Non so cosa sia l'Akai. Poi un Blackpink. Ok, andiamo a metterci in cassa allora. Ok, vai. Io vado dal gatto a questo punto. Salve, come posso aiutarti? Ma parla, non sono inglese? Hello. Perché noi è un posto internazionale. Hello. Allora devo parlare in inglese. Posso avere un Bora Bora e un Blackpink? Io invece una ciambella e un Blue Hawaii voglio. Of course. Si chiama Spremiagrumi Junior comunque il ruolo di quello lì. La tua è Spremiagrumi Pro. Io la pro. La maestra. Ci sta mettendo un po' a rispondermi però. Ci sta mettendo un pro a rispondermi. Ok, aspetta per favore un pochettino. Okay. È lenta. Guarda il mio gatto. È professionale. Lei è anziana. Guarda. Ma hai visto un gatto con i pollici opponibili? No. Beh, la prima volta c'è sempre per sul Roblox. Sta un po' laggando, Certo che c'ha gli occhiali un po' messi male, però va bene. Ok, te la sta buttando adesso. Dopo che l'ha fatta, adesso la prende e la butta. Ecco, buttata. No, ma non è vero. Ancora? Certo. Guarda che carina. Ma questo? Scusami, mi hanno già servito. Un altro Yo. Un altro Spremiagrumi Junior. Ho fatto già un ordine, mi spiace. Quanta fila ho, ti posso dire? No. Ok, mi ha detto no. Fai di nuovo l'ordine. Un altro. No, aspetto l'altra. Gatto, lei... Ah, ecco il Blackpink, perfetto. Oh, mi sta dando tutto. Perfetto, all Blackpink. Come lo ringrazio. Thank you so much. Ok, anche a me stanno arrivando forse le cose. Ci abbiamo messo un po' per i servizi, un po' lentino. Buona giornata, mi ha detto. Perfetto, ho il mio Blackpink e il mio Bora Bora, che in realtà è più grande della mia testa, però va bene. Dai, vieni che prendo il tavolo. Aspetta, che non ho finito. Purtroppo la signorina ci mette un po'. Good day. Dai. Ok, perfetto, dai. Dove andiamo? Allora, io direi di andare al piano di sopra, visto, ne fittiamo. Vai. Stanno pure prendendo per dei lavori qui in questo gioco. Vuoi farti... No, non credo. No? Te la senti? Dici, ecco, io direi di mangiare all'aria aperta, vieni. Dove all'aria aperta? Allora, okay. Perfetto, il mio Blackpink e il mio Bora Bora, sai dove dobbiamo andare dopo? Posso dare in basso adesso il voto... Io gli ho dato 5 stelle al gatto. Io velocità ho messo 1. Ok, ho finito il mio Bora Bora e pure il mio Blackpink. Questa ciambella non ha un bel... Guarda da me da vicino.
È integrale. Non è integrale, è al cioccolato, dice. Però sto cioccolato non può mi essere, sembra messo bene. Può essere integrale al cioccolato. Non credo. Ma scusa, tu hai già mangiato, ma nemmeno il tempo mi hai è dato. È finito, avevo molta fame. Dai che dobbiamo andare in un posto speciale adesso. Dove devi andare? Tu seguimi. Ti porto al Luna Park. Vedi che amica, dove le trovi le amiche così? Ti ho portato all'Universal. Qui possiamo fare un sacco di giostre. E c'è la nuova giostra. La giostra horror, per questo ti ho portata qua. Dov'è la giostra? Adesso ti ci porto, allora devi fare i biglietti. Non puoi fare i biglietti. Va bene, entriamo lo stesso. Non so come si fanno i biglietti. Ci farà entrare? Sì, ci ha fatto entrare, perfetto, wow. Esce pure il tuo cosettino. Ecco, qui siamo ufficialmente. Guarda, lì c'è il castello. Quello è il castello di Hogwarts. Non credo, non lo so. Sì, ma c'è un Universal. Sì. Figo. Qua c'è il cinema a 4D. Bellissima questa 4D. Cosa. Comunque abbiamo... Ho detto che sbaglio. Vabbè, abbiamo una mappa. Questo è tutto il parco, ragazzi. È immenso. Ma devi entrare al cinema. E noi dobbiamo andare. Io sto cercando, c'è anche Jurassic Park. Io sto cercando quello horror. Zombie Outbreak, ecco. Ma vieni un attimo al cinema. Arriva al cinema, guarda. Io lo sapevo che le sarebbe piaciuto stare qua. Sono al cinema, cosa c'è da vedere al cinema? Guarda. Il coso del Titanic, no, è di... Non lo so di che film sono. Allora, Jurassic Park. Volevo sapere se ti potevi stare... Oh, mi sono entrata in fila. Cosa ci facciamo al cinema? Non lo so. Ci facciamo un film. Sì, mi sa di sì. Io sto facendo la coda, lo vedi tu? Sì, sono dietro di te, girati. Oh, c'è un sacco di fila al cinema, ragazzi. Facciamo che ti ci porto dopo. Ti ci porto dopo alla giostra. Ah, quella di horror, intendi? Ti porto alle montagne russe, che so che ti fanno paura. Ciao, benvenuto all'Epic Movie Ride. In pochi minuti entrerai nel soundstage dove inizierà la tua avventura. No, sembra una cosa bellissima. E ti sto spiegando tutto. Che due scatole, che dobbiamo aspettare la fila. Ro, 15 secondi ci sei tu, sei pronta? Allora, mi aspetti, giusto? Non è che te ne parti da sola. Dai, 20 secondi mi puoi aspettare qui, giusto? Ecco, guarda. Ecco, brava. Ok, andiamo. Sono curiosa di sapere che cos'è, anche perché ci sono tutti, letteralmente. Stage 1. Questa attrazione è una corsa oscura che si muove lentamente attraverso alcuni dei movimenti cinematografici. Si muove piano, vieni. Dove sei? Ro! No, Ro! Ci sei? No! Non c'è! And thank you for joining us through this exciting event. And now, allora, sta parlando. Luci, camera, azione. Ci spiega il film? Che noia. Wild West. Ah, ok, questo è l'Old Wild West. Che cosa dici? Sì, si sta preparando, guarda, ci sono i cowboy. Ti fa vedere tutto lo studio del cinema. Che figata, oh. È strano che questo sia Roblox, eh. Che senso è strano che... È fatto molto bene. Ma dici, di solito Roblox... Ma non è vero, ma vedi che tanti giochi di Roblox sono fatti ormai bene. Oh, ci sono i film dell'orrore, guarda. Perché ti fa sentire come è iniziato. Prima c'erano di moda i film western. Oh, wow. Questo è Frankenstein. Perché è stato importantissimo per la storia del cinema anche. Per le persone tanto tempo fa Frankenstein era super horror, capito? Ah, che figo, voglio anch'io far ritornare in vita un morto. No, non c'è niente. Ti vedo! Ehi! Dove sei? Ti vedo! Comunque è come proprio Disneyland. È come delle giostre, mi sento male. Oh, ci sono i vampiri, il conte Dracula. Anche quello è stato super famosissimo per il mondo del cinema. Che figata! Anche perché conosciamo tutti il conte Dracula. È quello che fa bla 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 bla. No, quello è il Transilvania. Ah, ok. Guarda, addirittura il vampiro parla. Oh, piove! Mi hanno bagnato tutto! È perché il cinema è in 4D. Mi hanno bagnato tutti i vestiti. Che cos'è questa roba? I zombie? Ah no, è degli squali, i film degli squali. Ma hai visto un film degli squali? Sì, lo sai che noi pensiamo che gli squali sono pericolosi per colpa dei film, ma in realtà non sono così pericolosi per gli umani. È vero. Cioè, il film è stato così famoso che... Oh! Poi vedi che cosa succede, io sono più avanti. To the past. Ok, no vabbè, questo è Ritorno al Futuro, è un film vecchissimo. Oddio, mi ha già schierato uno squalo. È praticamente questo è un film dove si tornava indietro nel tempo o avanti nel tempo con una macchina. Posso dire che non so cosa sia questo film. Raghi, se conoscete tutti i film, ditecelo nei commenti. Ma è King Kong.
poi gli puzzava l'alito in un modo forte. We've made it back. Però, wow, è fatta benissimo sta giostra. Hai ragione, è strano che questa cosa sia fatta così bene. Sì, infatti, adesso ci sono questi che stanno cercando di filmare un film tipo poliziesco. Ciao! As you can see, the movie makes can be oh, quite wow. But if you have the guts, anyone can make it in Hollywood. Vuoi diventare un'attrice? Raghi, diteci che film dovremmo girare assieme. Le cretine. Possibilmente. Ah, c'è scritto direttore Jenny Meraki. Addirittura, già abbiamo fatto il film. Sì, già fatto. Abbiamo finito comunque, abbiamo finito la giostra. Allora, ti posso dire, non sono ancora pronta a finire questo... Ciao. Aiuto. Non sono pronta a finire questa esperienza. Senti, ho l'apparecchio. Abbiamo un altro impatto. Ci sei tu da sola. E io ma da se sola. Clicchi sulla foto, te la puoi salvare. Foto aggiunta. Ro, dobbiamo farci una foto assieme, vieni. Ce la faremo lì, in questo dove? Coso. Nelle montagne russe? Sì. Ma poi perché si chiamano russe? Boh. Certo che sei proprio quella poco intelligente del allora gruppo. Allora sta. Bro, ecco la giostra che arriva! Mi sento vai, male, vai. Sei pronta? Sì. Ok, in attesa, aspetta. Ma era al contrario, non saremo i primi. No, vai qua, vieni. Ci vai gli altri due? Sono tre. Sbrigati. No, nel primo, sbrigati. Devi essere più veloce di loro, più scaltra, più abile. Due, uno, non lo saremo. Lo saremo. Guarda, come si ci siede? Oh, mi sono seduta. Vabbè, io sono nella seconda fila, dai. Niente, non ce la faremo mai la foto insieme. Che cavolo, vieni nella seconda fila, salta. Perché non mi fa sedere? Ora sì. Vabbè, dai, qua. Un po' vicine, separate da un tizio che c'è qui in mezzo, veramente. Ma non vedo niente con questi qua davanti. Lo vedrai. Goditi il viaggio. Oddio, Gela, qua è tutto buio però per adesso. Mi allora, sento sì. Tranquilla per ora. Oh no. Ma sai che cosa mi ricorda? No, vabbè. Oddio. È l'Hyperspace di Disney. Disneyland. È identico, c'è la stessa salita anche. Che ansia, Rai! Che dobbiamo fare qua? Guarda! No, vabbè! No, oddio! Aiuto! Mi sto vomitando, altro che... Morirei una cosa del genere! È peggio dell'Hyper! Ma è peggio dell'Hyper! Oddio! Là non lo vedi che stai morendo! No, ragazzi! Mi sto vomitando! Addirittura, veramente sta dando di tanta causa. Oddio, oddio. Ma siamo passati, questo è il quinto città. Il quinto, forse il quindicesimo, vuoi dire. Aiuto ragazzi, cosa sta succedendo? Vedo tutto il parco da qua. Allora, oddio, guarda che giro che fa. Oh mio Dio. È fighissimo, posso dirti. Non mi piace un po' l'acqua. Allora, è una delle giostre più belle che abbiamo mai fatto. È addirittura finita? No. Ah sì, sta rientrando. Di già? Tipo un minuto. Sì, nemmeno. Ma perché le montagne russe non durano tanto, capito? Oh, però bello, mi ha dato l'adrenalina che mi serviva. Aspetta, voglio vedere la foto però questa volta. Chissà se siamo venuti bene. Uscire, perfetto. Vai, vieni. Allora, sta caricando le foto. Eccoci, siamo qui. Vabbè, aspetta. E in alto, ah, cioè, ci sei bella. Tu? Me la salvo. Anch'io l'ho salvata, tu, un tizio e io. Un tizio. Sai che cosa? Tutte queste giostre mi hanno messo molta fame. E io so un posto ultra realistico, nuovo, dove portarti. Va bene, vai, allora io ho un sacco di fame. Ro e sushi, ovviamente, perché... Allora, qua fuori ci sono dei venditori ambulanti, però devi avere dei soldi. E io non ce li ho. Questo lo voglio, però. Non ci credo, vinci dei premi, gachapon. Allora, devi avere pure qua dei cosi. Shoppo. Ma come shoppi? Lo voglio uno. Voglio vederti, ti voglio vedere. Comprando, sto girando la meravella. Wow, che figo, ma devi vedere l'animazione. Ho trovato un origine. Che carino. Allora, c'ho 40 robux domestico. 40 robux, fai click per ruotare. Ho trovato l'origine al tonno. Che carino, è un animaletto, te lo puoi così equipaggiare, capito? Dove? Ok, io adesso ho trovato un Daruma. Ok, aspetta, il mio è un Onigiri o no? Che cos'è? Mi credo. Ok, perfetto. Allora, no! 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 No, ragazzi. Per forza, giochiamo allora. Ma mi sento vabbè. Male, fermati il che punto debole, ci Jenny. Posso giocare davvero. Allora, ok, vado. Ok.
Ok, vado giù. Oddio, Ro. L'hai preso? Ro. L'hai preso? L'ho preso. L'ho preso. Anch'io l'ho preso, anch'io l'ho preso, anch'io l'ho preso. No, l'ho preso anch'io. E cosa prendo? Cosa vinco? Nell'inventario, sempre, credo. Ah, ok, sempre nell'inventario. Accessori, strumenti. Un peluche! No, raghi. Ho un peluche. Bellissimo, bellissimo. Allora, salve. Ah, no. Ma sono tutti italiani. Allora, qua ce ne sono altri, ma io, cioè, ci perdo la vita le in questo gioco. Le bacchette colorate, ci sono, che fa le bacchette colorate, non ce le prendiamo. No, vai al posto, vieni. Ormai le ho prese. Allora, ti devi sedere. Qui ci sono i pasti direttamente che ti arrivano al tavolo, vedi? Sì, aspetta, fammi prendere le bacchette. Allora, le ho trovate di metallo. Sto iniziando a prendere un po' di tutto, Ah, alcune cose le puoi prendere solo col Game Pass. Ok, e non li spendi 100 Robux. Certo, menù. Allora, prendiamo tutto adesso. Ok, adesso pure un po' di tempura. Questo. Un po' di riso me lo lasci, grazie. Allora, 2, 3. Stasera troppi piatti, mettine un po' di... Oh, che buono. Andiamo a sushi stasera. Ti prego. Ti fai questo gioco? Sì, botta. Allora, io ne ho presi due perché so che a te ti piacciono i... Ah, quelli di Gyoza si chiamano. Sì, esatto, poi ho preso anche questo. C'è più spazio. Rotoli dei gamberi, no, sposta, mangia qualcosa. Allora. Oh mio Dio, sono così contenta, guarda, della salsa di soia l'ho messo. Ah, del wasabi, guarda. Mi sento male, guarda. No, ragazzi. Sì, perché puoi scegliere se lo vuoi con la salsa oppure no, ecco, guarda. Un pochettino. Un altro po' con la salsa. Buono, io ho mangiato tutta la mia tempura. Allora, però da bere come facciamo da bere? Se io voglio da bere. Malissimo. Ma se io voglio da bere. Lo so. Prova a chiamare il tizio. E come lo chiamo il tizio? Ha risposto l'ultima volta. Questi sono finiti? Ah, se li portano via. Se non finiamo i piatti non se lo portano via, capito? Ah, devi chiamare pulizia piatti. Vai. Oh no, ho dato via tutti i miei piatti, vabbè. Chi è questo? Oh. Che... Oh! Wow! Signore, ma mi ha riso! Scusi? Sei mangia veloce. Cioè, mangia veloce, cioè. Oh, ma è possibile? Oh! 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 Non ci posso credere. No, vabbè. Lasciami prendere quelle piastre. Ok, prego. E se ho sete però adesso. Allora. Ah, no, guarda, schiaccia... Mi sento male, schiaccia la TV. Ah! Possiamo... Ah! Oddio! Voglio un bubble tea. Mi sento male. Allora, il gruppo degli ordini. Voglio tenero boba. Ordine effettuato. Un cameriere sarà con te a breve. Unisciti nel gruppo 2 tel per fare l'articolo. Guarda, il robottino ci ha portato il piatto. Aspetta, l'hai visto? No, aspetta, mi sto ordinando. Per favore, no, un po' di ordina, calma. Ordina, poi lo vedi. Ok. Questo è il mio tè. Ok. Ecco il cibo che avete ordinato, goditelo. No, prendi una bevanda solo. Eh no, però me l'ha portate tutte queste che avevo ordinato. Ok, a me è arrivato il cibo dal robottino. Guarda la mia bevanda. Che ne ho preso anche una per lavare i piatti. Ma io ho preso il boba. Ho preso tre. Calamari. E pere. Non si sa mai, si ha sempre sete. Bellissimo, molto rilassante questo gioco, te lo posso dire. Ah, guarda, si beve addirittura una tazzina. Ah, con i bicchieri, ok. Penso sia alcol allora. Un dessert non lo prendiamo? Vuoi un dessert? Che forza. O stiamo mangiando troppo? Vabbè, ho i danni. Mi sta piacendo troppo questo gioco. No, no. Altri menù, ti pasti. Basta, basta, menù, basta. Speciali. Voglio, Alziamoci. Aspetta, devo prendere il ramen, solo il ramen. Voglio solo ormai l'ho preso. Voglio vedere come mi mangio il ramen. Grazie, robottino. C'è il bagno pure. Ramen tonkotsu. Tonkotsu? Tonkotsu. Ah, tonkotsu. Ti mangio uno spaghetto alla volta. Un pezzo di carne. Un ovetto. Allora, fosse per me io vivrei in questi giochi di Roblox. Ma lo vuoi un daifiku? Cos'è un daifiku? Non lo so. Però ce n'è uno, lo vuoi? Aspetta, ho finito il mio ramen. Ora io sono piena. Guarda i miei danko. Ah, direi che stiamo piene, no? Posso lavorare come chef? Quanta roba, non lo so. Mi sa di sì. Perché vedo dei nick di persone. Anche io, sicuramente c'è un modo per lavorare, però vabbè. Ecco, diventa uno chef di sushi. Crea sushi, boba, soft, servi unici con... Figo, figo, puoi usare qui i cosi. E costa 300 Robux. Vabbè. Vabbè, raghi, bellissimo, direi che possiamo tornare a casa. Diteci qual è stato il vostro posto preferito, io direi questo. Sì, sì. E cos'altro potremmo fare come cosa realistica su Roblox? Certi per pensare. Perché piove ti puoi prendere anche l'ombrello. Ah, perché se tu sei un cavolo di cuoco,
puoi comprare la spesa e andare a cucinare. Vabbè, geniale. Ma ragazzi, ci sono anche gli appartamenti. Io penso che tu ci puoi vivere. Ecco, guarda. Basta, io vivo qui. Addio Barry Avenue, addio Brookhaven. Non esagerare.